23 gennaio 2023 e come dico sempre io, l'Eden è già qui, in questo luogo meraviglioso dove oggi rigenero il corpo e lo spirito. Non posso che ringraziare per la bellezza di questo pianeta e dirlo, l'Eden è già qui. Lo dirò allo sfinimento perché la nostra terra è bella, va amata, adorata, aiutata, protetta. Il nostro pianeta che ci ospita è la nostra madre, abbiamo dimenticato di onorare la nostra madre e abbiamo fatto di tutto, violentata, stuprata, sfruttata, esaurito le sue risorse, il pianeta sta soffrendo, il pianeta sta gemendo e poi ci concede questa meraviglia, questi colori, questo spettacolo, con questo blu, con questo verde, con questo mare. Fratelli e sorelle, ringraziamo e basta. Ricordiamo che l'Eden è qui, su questa terra, ed è portando il paradiso qua giù che riavremo quella casa perduta che tanto aneliamo e di cui sentiamo nostalgia. Se anche a voi, come a me, è capitato di voler volare via, di dire voglio tornare a casa, di voler andare via da questo posto, e semplicemente perché non riconosciamo casa nostra per come l'uomo l'ha rovinata e stuprata, ma quando poi siamo nella natura, semplicemente toccando l'acqua, ascoltando il canto degli uccellini o il suono delle onde, guardando il mare, guardando il cielo, ovunque voi siate, ricollegandovi al sole, alla sua meraviglia, ai suoi raggi meravigliosi, al blu del suo cielo e tutto ciò che ci circonda, lì possiamo ricordare che questa è la nostra casa e che il nostro compito è portare il paradiso sulla terra e non fuggire via vigliaccamente, lasciando la terra nella sua autodistruzione. È vero, l'abbiamo portata al limite dell'autodistruzione ed è colpa nostra, il vero virus sono stati gli esseri umani che sono usciti da quel cerchio della vita meraviglioso dimenticando la loro origine con la natura. E allora ritorniamo alla natura, fratelli e sorelle, ritorniamo a sentire gli elementi, a sentire il loro canto, a sentire il loro pianto, ritorniamo a sentire l'acqua, a sentire la terra, a sentire l'etere, l'aria e il fuoco. Ritorniamo a parlare con gli elementi, torniamo ad esserne parte, torniamo a sentirci in armonia con il tutto e a meravigliarci come dei bambini. Forse il nostro maestro non ci ha detto solo se tornerete come bambini entrerete nel regno dei cieli. Ebbene, io non mi vergogno di tornare come un bambino. Ed ecco i segni ovunque io vado. Ed è proprio così che io mi sento gioiosa quando torno nella natura, quando mi riapproprio dell'essenza che noi siamo, quell'infinito che è racchiuso in un corpo di carne. Noi siamo infinito e siamo gioia e letizia. E allora ricordo le parole di Francesco quando ci insegnava in Fratello Sole, Sorella Luna, Madre Terra, a trovare i nostri fratelli e sorelle, e si riappropriava di quella gioia e libertà che si trova solo quando ti spogli di qualsiasi cosa che ti appesantisce e torni nella natura. Ebbene, fratelli e sorelle, questo è il mio messaggio di oggi. Vedete questo viso che non a caso qualcuno ha disegnato su questo povero fico d'India? È un messaggio per me e per voi oggi. Ritrovare il sorriso e la gioia e l'entusiasmo e sentire nuovamente quella libertà dei figli di Dio, degni di essere figli dell'assoluto, degni di essere figli di padre e madre. Madre, la creazione è la madre, madre è madre terra, madre è tutto ciò che vediamo manifesto, padre è ciò che si è manifestato e ha fecondato la terra e noi siamo i figli, siamo nei lieti, fratelli e sorelle. Ritorniamo a quella pura essenza.